Ciao a tutti, e molti mi chiedono consigli sull'auto da acquistare, magari per utilizzarla come buona base di partenza per un'elaborazione. Dunque, dei consigli generali chiaramente non ci sono, dei consigli validi per tutti, però ci possono essere dei fattori discriminanti, come ad esempio il tipo di elaborazione che si vuole seguire. In linea di massima possiamo considerare che più l'auto è comune e diffusa, e più probabilmente avremo un ventaglio di possibilità tra cui scegliere relativamente ad articoli di personalizzazione ed elaborazione. Un'auto meno comune magari avrà attirato meno l'attenzione di aziende che sviluppano questi prodotti e quindi insomma, ci saranno fondamentalmente meno prodotti sul mercato. Un consiglio che posso dare è sicuramente quello di dividere il tipo di elaborazione che si vuole fare. Se si vuole installare più prodotti possibili su quest'auto, certamente conviene prenderla diffusa. Ad esempio, su una grande punto Abarth potrete scegliere qualsiasi cosa vi venga in mente. Tutti i fornitori, tutte le aziende di questo settore realizzano componenti per quest'auto. Chiaramente io sto considerando principalmente il mercato italiano e quindi la possibilità di reperire e installare ricambi con cognizione di causa e formazione in Italia. Se invece vogliamo effettuare un'elaborazione non tanto sulla quantità, ma sulla potenza, quindi sulla prestazione pura, probabilmente allora vi converrà scegliere un'auto che già di per sé abbia una buona dotazione di cavalli, perché partirete sicuramente da un punto insomma, da un punto più alto e magari un'auto di grossa cilindrata che è possibile andare a potenziare più facilmente di un'auto magari già spremuta. Al di là di tutto questo, però, quello che mi sento di dirvi è di scegliere in ogni caso un'auto che vi piaccia, cioè questa deve essere la cosa fondamentale, perché poi, come posso dire, l'elaborazione ha un po' il problema che ci si abitua a tutto, nel senso, succede un po' nella vita in generale, noi diamo tante cose per scontate dopo averle ottenute e non ci piacciono più tanto. Quindi cosa voglio dire? Il processo di elaborazione è un processo in evoluzione che non finisce mai, si può elaborare e personalizzare all'infinito. Però l'auto rimane con te per tanto tempo. Personalmente io l'auto delle volte, cioè la guardo per il piacere di guardarla, la mia auto, quindi è un'auto che mi piace e vale per tutte le auto che ho avuto. Quindi vi consiglio sicuramente di non eccedere nel scegliere un'auto specificamente per il lavoro che ci dovete fare. Prima vi deve piacere. Poi capiamo che lavoro ci dovete fare e magari, insomma, in questo modo riusciamo a restringere un po' il cerchio. A presto, ciao ciao!